Andiamo sempre in blueprint, ok? Andiamo a creare una nuova classe blueprint di tipo structure, ok? E la chiamiamo structure underscore mat. Andiamo a fare doppio clic e a creare tre variabili. Per questa funzione structure andiamo a creare mat 01, scegliamo qui cliccando su questa icona materials, cliccando in questa parte creiamo una nuova variabile di tipo mat 02. Vedete che è rimasta comunque la tipologia, il tipo di variabile, vedete, in materials mat 03. E questa la chiamiamo mat 03. Spostiamo questa in questa posizione, andiamo in materials, facciamo una copia di questo materiale qui. Facciamo una copia di questo materiale qui. Andiamo in texture e al 2 associeremo questa texture qui. Salva. E al 3 associeremo questa texture qui. Salviamo. Perfetto. Adesso ritorniamo nella nostra brava structure e andiamo in materials e andiamo 01 default qui, 02 default qui, 03 default qui. Ok? Salviamo, chiudiamo la variabile. La funzione struct.